Startup, innovazione, tecnologia e nuovi metodi per integrarla nella nostra vita di tutti i giorni. Parliamo di Stay Active oggi col dottor Francesco Duglio, che è il founder appunto di Stay Active. Buongiorno e benvenuto a Colazione in Farmacia. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Dunque, come prima domanda, chiaramente non si può che chiedere cosa sia Stay Active, come funziona. Allora, Stay Active è un piccolo dispositivo che va indossato due dita sotto la clavicola. Sì. E dopo una calibrazione di circa 30 secondi avviserà l'utente tutte le volte, vibrando, tutte le volte che sarà in una postura di cifosi o dell'ordosi, sia da seduto che da in piedi. Ok, quindi quando più o meno funziona così. Ecco, quindi quando abbiamo una postura sbagliata che può provocare corretta, poi anche dei problemi. Esatto. Ecco. Esattamente. E da dove è nata l'idea? Cioè, come da dove è venuta l'illuminazione, la classica lampadina che si accende? Allora, l'idea è nata perché semplicemente la mia ragazza qualche anno fa cominciava, cioè era la mia ragazza, adesso ormai è mia moglie, però insomma, ecco, mi gridava, mi diceva di stare dritto, che ero sorta, era più alta lei di me, insomma, quelle cose simpatiche. Sì. E quindi ho cercato un modo per sostituire le sue sgridate a qualcosa che non fosse lei, non perché non volessi lei, ma perché avevo bisogno di migliorare in modo più continuativo, perché lei non è che era con me tutto il tempo, tutto il giorno. E quindi ho iniziato con un Arduino, Vivipad, che me lo sono cucito sulla maglietta, poi non riuscivo a fare tutto quello che volevo e quindi sono poi arrivato provando alla soluzione che adesso insomma c'è, ecco. Ecco, quindi dietro ogni uomo c'è una donna che gli dice di star dritto con la schiena, si può dire questo più o meno? Assolutamente. Perché sì. Questo è un problema, che è un problema, è qualcosa che sperimentiamo un po' tutti noi. E in che modo è stata sviluppata Stay Active e appunto magari i problemi che può prevenire, se ce li può spiegare un po' in maniera chiara, così che riusciamo a capire cosa materialmente ci può capitare? Poi ovviamente voi non vi sostituite ai medici, però per farci capire esattamente cosa ci può succedere se teniamo una postura scorretta al desk, da seduti, a tavola, in qualsiasi occasione della nostra vita. Ok, giusto quello che ha detto, che noi non ci sostituiamo a un medico, perché noi questo prodotto l'abbiamo fatto insieme all'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale, che sono dei medici, sono dei fisioterapisti e dei fisiatri, sono come qualità di ricerca scientifica sulla schiena il numero uno al mondo, e loro ci hanno dato la parte medica. Noi non sostituiamo il medico, però aiutiamo ad avere una postura corretta e soprattutto a insegnare una postura corretta, che è esattamente quello che faceva la mia ragazza con me, cioè mi insegnava: guarda che sei storto, tirati dritto. Sì. E questo, avere una postura corretta, oltre a prevenire in qualche modo eventuali problemi che possono insorgere di postura, quindi collegati alla postura, che potrebbero essere anche banalmente cervicalgia, oltretutto la postura corretta a noi piace anche vederla per il fatto che effettivamente sei più bello, sei più confidente, cioè nel senso hai più un bel aspetto, una bella presenza, riesci a essere anche più interessante quando parli in pubblico, quando parli con gli altri, e quindi insomma dà sia un vantaggio prettamente fisico, nel senso che una postura corretta evita di avere atteggiamenti sbagliati, quindi eventualmente di avere mal di schiena. Ora, sì, non, la postura è collegata al mal di schiena, eventualmente, non sempre, però questo è uno dei motivi, può essere uno dei motivi, e ugualmente, oltre al fatto fisico, c'è anche un fatto di esperienza, nel senso, avere una postura bella, essere di bella presenza, non gobbo, tutto chiuso in se stesso, è anche positivo per le relazioni agli altri, ecco. Esatto. Eh sì, per le relazioni sicuramente sì. Poi è un qualcosa che in realtà mi veniva ripetuto anche da mio nonno, che mi diceva, che mi dice ancora oggi, pancia in dentro e petto in fuori, quindi proprio per ricordarmi, esatto, esattamente la posizione giusta. Adesso sto cercando di replicarla anche sulla mia seggiola. Quindi sicuramente ci sono tanti problemi, come giustamente ha ricordato lei, non vi sostituite ai medici, però questa è, come dire, Stay Active può aiutare a prevenire quindi questi problemi. Sicuramente. Esatto. Ecco. Insegna, cioè,
fondamentalmente insegna un atteggiamento corretto a persone che non hanno patologie. Se hanno patologie, cioè se uno ha davvero scoliosi, per esempio, sì, nel nostro caso non c'entra niente, però la scoliosi è una malattia e quindi è giusto che venga curata dai medici. Se uno ha ipercifosi, ma in modo patologico, e non è solo un atteggiamento di stare sempre goppo, allora è giusto che vada dai medici. Noi siamo giustamente solamente una parte più di prevenzione, più di insegnamento. Però sì, esattamente questo. Come faceva il nonno, noi quando facciamo le presentazioni diciamo che di solito si sta pancia in fuori e petto in dentro, e vorremmo fare esattamente quello che dicevano i nonni, che le mamme, via dicendo. Ecco. Esattamente. E l'ipercifosi cosa sarebbe? Appunto la postura un po' gobba? No, l'ipercifosi è, se è patologica, sì, vuol dire avere la gobba, in modo più, vero, cioè, diciamo, banale. Sì. Se non è patologica, ma è solamente un atteggiamento di avere, di essere esageratamente in cifosi, cioè la curva soprattutto cifosi dorsale, quindi la curva vicino al collo, sì, o più in basso chiaramente, sì, se è solo un atteggiamento che è quello tipico di, io studente di fisica avevo sui libri, niente, questa è la postura tipica, no? Che uno sta a gobbo sul cellulare, sui libri, sul desk a lavoro. Ecco, questa è la postura scorretta, quindi gobba, sì, ma non è un problema fisico. Però diciamo che a forza di, non, probabilmente non diventa un problema, ma può far insorgere altri problemi. Chiaro. E tipo cervicalgia, tipo... Okay. Tanti, sì, tanti problemi che possono essere appunto connessi con la postura che manteniamo. E Stay Active, in particolare, a chi si rivolge? A tutti noi che lavoriamo sulla scrivania, ma anche, magari anche gli studenti, o chi, allora, anche ha un, come dire, un lavoro abbastanza sedentario, forse? Sì, allora, Stay Active, che ricordo, allora, è un dispositivo di, cioè, pesa 10 grammi, sì, si mette con una calamita sotto i vestiti, non si vede, vibra e lo sente solo chi lo utilizza, funziona collegandosi via Bluetooth con un'applicazione dove poi avviene un po' tutto il ragionamento, quindi sia la calibrazione che poi quando si è contrari, insomma, alla calibrazione, sì, viene... insomma, avviene tutto nell'app, in realtà il ragionamento, mm-hmm, serve per persone che hanno lavori statici, non solo sedentari, cioè ad oggi la nostra idea iniziale, insomma, era persone che stanno davanti al computer diverse ore, poi pian piano abbiamo collaborato, adesso siamo in H-Farm e stiamo collaborando con una compagnia assicurativa, sì. Questa compagnia, insomma, ci ha anche consigliato di valutare altre figure, tipo inizieremo probabilmente un test con una compagnia di taxisti, sì, che hanno un lavoro sedentario, statico, su un taxi appunto. Può essere che andremo in una società invece che ha, perché noi abbiamo interesse di entrare nel welfare aziendale, quindi può essere che andremo in una società invece che fa metalmeccanica, quindi persone che stanno in piedi però hanno postazioni comunque statiche, sì, e quindi e chiaramente anche gli studenti, dove è più difficile raggiungerli perché bisogna passare attraverso il ministero delle scuole pubbliche, però abbiamo avuto qui a Vigevano, che siamo, insomma, il team è formato da tre vigevanesi, sì, abbiamo avuto un contatto, adesso lo valuteremo bene, però con una invece scuola privata, per fare un test su una classe, perché chiaramente gli studenti, visto da studenti anche in parte, spesso hanno questa postura scorretta, e questo è collegato anche al fatto che poi non si sta attenti a scuola, eccetera, eccetera, perché sì, che scatole sono, mi fa male tutto, non ho voglia di star seduto, non ho voglia di stare, invece in realtà non è che è perché sei seduto, ma è perché magari sei seduto male, sì, e quindi sì, è quello che diceva anche lei, cioè anche studenti.
Ecco, e infatti io sto proprio guardando anche in questo momento il video sul sito internet che a beneficio dei nostri ascoltatori lo vado a elencare, che è getstayactive.com, quindi scritto G di Genova, Empoli, Torino, stayactive.com, e si vede appunto il funzionamento di questa specie di calamita che bisogna mettere giusto sopra al vestito. In questo caso, nel mio caso, sopra la camicia, e sotto la camicia questo marchingegno, insomma, questo piccolo robottino, non so come si possa chiamare esattamente, un Allora, dispositivo molto piccolo che esatto. appunto sotto la clavicola poi si calibra e riesce a capire quale sia la posizione giusta che dobbiamo mantenere. È molto Sì, semplice alla fine, esatto. giusto così. Sì, la calibrazione è semplice, si fa da seduti perché si fa in tre posizioni, Sì. perché fondamentalmente funziona che noi con la calibrazione prendiamo una specie di modello della schiena della persona, a questo uniamo dei dati clinici, medici, fisico. Sì. E creiamo effettivamente un modello per la persona, sulla persona, specifico per la persona. Quindi StayActive va calibrato ogni volta che cambia l'utilizzatore sulla persona diversa. Perché lo standard, non prendiamo uno standard, non so, internazionale di postura corretta, ma prendiamo lo standard sulla persona. La persona diventa lo standard e su di lei la postura viene valutata. Quindi chiaramente la mia schiena non è uguale a quella di nessun altro, comunque è molto poco probabile che sia uguale a quella di altri, e quindi la mia postura è corretta, ma è corretta per me, non è Esatto, corretta certo. per tutti, anzi. E quindi mettendo lo standard come standard la persona, abbiamo bisogno di questa calibrazione che è davvero di 30 secondi, però rende funzionale e funzionante il nostro dispositivo, cioè Ecco. avendolo fatto con Invico ci interessava che fosse utile davvero, non che fosse un gadget fine a se stesso. Infatti, quindi come dicono gli inglesi, tailor made su quelle che sono le esigenze Esatto. pratiche della persona. Ovviamente ognuno ha la sua esigenza, non possiamo avere un dispositivo che funzioni correttamente per la persona X, mentre un'altra persona magari ha esigenze diverse, chiaramente ognuno ha le proprie. E voi di Stay Active, che obiettivi vi siete posti per il futuro? Allora, gli obiettivi sono diversi e difficili, nel senso che Sì. dobbiamo iniziare la produzione in un certo tipo perché abbiamo fatto una campagna di crowdfunding Suettela, che è il Kickstarter italiano, Sì. insomma. Abbiamo consegnato i pezzi, stiamo completando l'applicazione Android perché per ora c'è iOS, ma niente, quell'Android lo stiamo completando. Sì. Ci siamo un po' rallentati in questo perché intanto siamo entrati in H-Farm, siamo a metà del periodo di accelerazione e a questo dobbiamo dire che cercheremo probabilmente un investitore o comunque cercheremo il modo di fare un salto di qualità a livello diciamo di produzione, via dicendo, perché adesso lo produciamo in modo molto artigianale, i pezzi che arrivano dall'America, riusciamo a fare le cose in parte noi, in parte appoggiandoci altri, vorremmo creare un prodotto che magari cambi un po' le dimensioni e le forme che c'è adesso e che Sì. sia più carino anche da vedere, via dicendo, lato diciamo pubblico. Lato invece Sì. software, vorremmo e dovremmo iniziare a lavorare anche in applicazioni un po' diverse, cioè vorremmo aggiungere analisi delle apnee notturne, se riusciamo, Sì. andando a parlare, e stiamo informandoci bene con chi, però con centri medici, esattamente le controparti di Isico nel campo invece delle apnee notturne. E poi un avviso di caduta di anziani, cioè vorremmo aggiungere, essendo l'idea che è welfare aziendale, vorremmo creare davvero un benefit aziendale, cioè in parola postura corretta non uso più Stay Active perché fondamentalmente quando si impara la postura si impara, lo uso per mia moglie che ha apnee notturne oppure lo posso dare a mio papà che quando è anziano, cioè essendo anziano, quando cade mi avvisa arrivandomi un messaggio, quindi dando davvero un benefit aziendale al dipendente e non solamente all'azienda. Sì. Ecco.
E quindi diciamo che abbiamo delle idee in mente, abbiamo uno sviluppo futuro, tutto dipenderà se troveremo dei soldi per fare il salto di qualità da un certo punto di vista e se troveremo dei clienti. Abbiamo delle opzioni, ma insomma bisogna essere ottimisti, però bisogna anche concretizzare, quindi quando tutto sarà pronto, cioè quando avremo dei clienti e o avremo dei soldi, noi abbiamo già in mente come continuare, cosa fare in più. Ecco. Eh beh sì, perché ovviamente si presta anche a tante altre applicazioni, come ha detto giustamente lei, quindi potrebbe essere non soltanto un supporto per mantenere, per farci mantenere la schiena dritta, per farci mantenere la postura corretta, ma può essere anche un vero e proprio gadget irrinunciabile per una serie di necessità che abbiamo tutti i giorni, dalle apnee notturne, magari anche come ha detto lei, l'allarme insomma di caduta dell'anziano, magari anche tante altre cose, sicuramente ha le potenzialità per diventare qualcosa di molto utile e che magari possa diventare anche qualcosa di irrinunciabile nelle nostre vite. Sì, uno si augura di questo, sì, poi vediamo se è irrinunciabile, però sì, cioè noi abbiamo nella nostra roadmap degli sviluppi sia a livello diciamo grafico, sì, e di prodotto insomma un po' più pop per la gente, quindi che renda tutto più bello, tutto più funzionale, però abbiamo idee un po' più alte, quindi appunto la plena notturna, caduta degli anziani, dove c'è da stravolgere un po' e aggiungere un po' di cose al progetto che però tecnicamente non sono per noi molto complesse, perché la parte più difficile è quella che già facciamo, cioè l'analisi della postura, e quindi di avere questo sviluppo sicuramente può essere fattibile, e quindi condivido e spero che possa diventare un gadget utile a tutti, e anzi più che gadget un dispositivo utile a tutti nell'immediato futuro, comunque nel futuro. Ecco, quindi sicuramente da parte nostra non può che esserci un in bocca al lupo, anche perché è una realtà italiana, mi pare di capire che comunque lei è abbastanza giovane, molto giovane, ecco, sicuramente più giovane di me, e che magari ovviamente essendo un prodotto italiano, una startup italiana, sicuramente il nostro in bocca al lupo non può che esserci. Dottor Duilio, io la ringrazio molto per essere stato nostro ospite oggi a Colazione in Farmacia, per averci parlato di Stay Active, e ancora in bocca al lupo, e magari ci riusciremo a sentire anche in futuro per conoscere le novità del dispositivo. Me lo auguro. Ecco. Grazie mille. Grazie. Quindi mi raccomando, ricordate di stare dritti con la schiena, e se non ve lo ricorda il vostro partner, la vostra partner, un qualche vostro parente, come magari nel caso di molti di noi, può esserci nel futuro Stay Active, questo piccolo dispositivo da inserire qua sulla clavicola, appena sotto la clavicola, per vibrare e ricordarci di rimanere dritti con la schiena.